c'è però un surplus, perché la proiezione di Profondo Rosso in 4K di Cat People qui al Cinema Core deve avere un qualcosa in più, e quel qualcosa in più è Zio Tivia. E allora chiamo qui Max Copertino, tendo a dirlo con due P, non so perché, Max Copertino, che ci parla di Zio Tivia, perché con Zio Tivia ricreiamo un po' quello che era Notte Horror, a me viene male con le R così, che era quello che era Notte Horror su Italia 1, le mitiche serate degli anni 90, dove Zio Tivia, che poi era un personaggio che nasceva per i fumetti americani, i Creepy si intitola in originale, i fumetti di Zio Tivia, in Italia Mondadori tradusse Creepy con Zio Tivia, rendendolo molto più simpatico alla fine. Ma lo Zio Tivia che interessa a noi è quello pupazzoso che stava su Italia 1, che era mutuato da quel personaggio, ma non era esattamente quel personaggio. E voi su Zio Tivia avete creato qualcosa di particolare, ma lo lascio spiegare te. Grazie Daniele e grazie intanto per l'invito. Noi con il personaggio di Zio Tivia abbiamo avuto il piacere di creare un documentario che raccontasse un po' la storia di questa trasmissione che ha lasciato il segno, anche se andò in onda solo per due anni, nell'89-90 su Italia 1. E abbiamo fatto questo lavoro insieme ai personaggi che hanno partecipato alla trasmissione, quindi Stefano Cananzi che stava sotto la maschera, grazie. E quindi anche Fabrizio Casadio, lo speaker ufficiale di Italia 1, che era la voce di Zio Tivia, insomma siamo riusciti a intervistare tutti. E l'anno scorso, grazie a Stefano Rossello di Raspberry Records, vieni Stefano, pubblicare in DVD questo documentario che insomma a quanto pare è piaciuto ai nostalgici. Vabbè, come ha chiaramente lavorato anche mio fratello, adesso sta riprendendo, e Alessandro Baldini che voglio che venga qui con me. Grazie. E noi questa sera, grazie a Daniele Manuel di Broadbuster, siamo qui appunto a far presentare Zio Tivia a Profondo Rosso, quindi eravate tutti abituati, chi se lo ricorda appunto, a vederlo in televisione presentare film horror, e per la prima volta sul grande schermo Zio Tivia ci presenterà Profondo Rosso in 4K. Quindi grazie a tutti, grazie. Lasciamo, sì, ecco. Ecco, grazie Stefano, grazie. Ritrovate piccoli esseri insignificanti. Dovete sapere che il vostro zio Tivia non aveva nessuna intenzione di uscire dalla cripta per ritrovarsi in un posto come questo, pieno di zombettacci schifosi. Ma a quanto pare, a distanza di molti anni,
siete riusciti anche a fare questo. Non aspettatevi di rivedere anche Golem, perché non c'è stato verso di farlo uscire dalla sua cuccia. E non vi manda nemmeno i suoi saluti. Bah, bando alle ciance. Gli anni passano e le mie ossa hanno bisogno di riposare. E non posso permettermi di stare a lungo in mezzo a voi rischiando di prendermi qualche infezione. Quando voi eravate dall'altra parte dello schermo senza che io potessi vedere le vostre putride facce, era molto meglio. Benvenuti al CineMarkord. Benvenuti nella terra dei non morti. Questa sera il vostro zietto vi propone un film ricco di mistero e di delitti sanguinosi. Il giallo per eccellenza! Ah! Il giallo senza tempo. Il giallo dei gialli, un po' come i morti di cirrosi epatica, che in una rigor mortis a giornata potrebbero essere almeno al 60%. Sto parlando del capolavoro assoluto del maestro Dario Argento, Profondo Rosso. Cosa? Mi dicono dalla regia che sarà trasmesso in 4K. Ma cosa sarebbe questo 4K? 4 killer? 4 Kalashnikov? 4 Colossal? 4 Kamikaze? Peggio per voi. Pessima visione a tutti voi, morticini viventi. E buona paura a tutti.